Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. All'angelo della Chiesa di Efeso scrivi, così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, per cui non puoi sopportare i cattivi, li hai messi alla prova, quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei costante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di un tempo. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Questa sera volgiamo il nostro sguardo anzitutto sul mistero grande del sangue di Gesù effuso, come ci ricorda l'incipit del libro dell'Apocalisse, scritto da un grande apostolo del sangue di Gesù, che è stato San Giovanni Apostolo. San Giovanni Apostolo era presente, l'unico degli apostoli, alla scena della crocifissione, il momento in cui il sangue di Gesù realmente fluiva, usciva, sgorgava, copioso, fino all'ultima stilla, fino all'ultima goccia. San Giovanni ha visto anche il gesto estremo della trafittura del costato di Gesù, da cui fuori uscivano le ultime stille di sangue, misto ad acqua, di un bagno che egli stesso poi spiegò: qui ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, dice esplicitamente, e nelle sue lettere. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, ci lava da ogni peccato, come canteremo poi nel bellissimo canto che seguirà il tempo della meditazione e del silenzio. Il mistero del sangue preziosissimo di Gesù è anzitutto da contemplare. Io confesso candidamente, insomma serenamente, che tuttora oggi, quando penso a questo prezzo per la mia redenzione che è stato versato da Gesù, rimango senza parole e mi chiedo, Gesù mio, per togliere i peccati che anche io ho commesso, perché anche io ero presente sul corpo, anche io sono la causa della mia morte, ci voleva questo bagno di sangue, questo lavacro, insomma un lavacro che non è un fatto simbolico, insomma Gesù ha sofferto, morto dissanguato, insomma, lo sappiamo, insomma. E si rimane semplicemente al primo avviso senza parole. Nella lettera agli Ebrei
tradizionalmente attribuita a San Paolo, anche se oggi questa attribuzione è messa in discussione, va bene, non importa, non è il caso adesso di entrare in queste quisquilie filologiche. E la lettera degli ebrei c'è scritto che tutti i sacrifici dell'Antico Testamento, noi adesso non abbiamo idea, non ci sappiamo rappresentare, no? Ma venivano continuamente nel Tempio di Gerusalemme immolati, proprio, quindi proprio sgozzati, ecco, agnelli, capri, buoi. C'era, raccontano i testimoni, quando uno entrava nel Tempio di Gerusalemme si sentiva odore di sangue, perché i sacrifici rituali dell'Antico Testamento erano tutti cruenti. La Pasqua ebraica comportava l'immolazione dell'agnello, quindi l'aspersione in memoria del passaggio del Mar Rosso dei vestibili della casa con il sangue di quell'agnello, no? E la lettera degli Ebrei si legge: tutto questo era una prefigurazione, cioè l'agnello è simbolo della mansuetudine, dell'innocenza. Noi chiamiamo Gesù agnello di Dio, no? Nell'Antico Testamento gli agnelli venivano sgozzati, il sangue lo versavano, morivano in questo stato di immolazione, e Gesù ha vissuto questo nella sua persona. Cioè, questo è la redenzione, ecco, dicono i teologi, lo insegna anche la Chiesa etimologicamente. La redenzione etimologicamente significa riscatto, cioè riscatto significa che è come quando c'è un sequestro di persona, no? C'è un sequestro di persona che è prigioniera. Se lo vuoi, o quella persona sarà ammazzata, oppure bisogna pagare il prezzo del riscatto, perché per le cose umane sono soldi, no? Se paghi il prezzo del riscatto, quella persona sarà libera. San Paolo, nelle sue lettere, quando parla della redenzione, dà proprio questa immagine: noi eravamo prigionieri di cosa? Del peccato, della morte e del signore della morte, che è il diavolo, che per mezzo di questa trappola, portarci lontano dalla volontà di Dio, ci aveva messo le grinfie addosso. E quelle grinfie non solo che lui non le toglie, ma noi non potevamo da noi stessi togliercele di dosso. È stato necessario che il Figlio di Dio, fattosi uomo, al Padre versasse il prezzo del nostro riscatto, cioè tutto il suo sangue. Noi questo dobbiamo pensarci, perché se ci pensassimo, e soprattutto se ci credessimo, dobbiamo sempre ricordare che la stragrande maggioranza della problematica, chiamiamola così, della nostra vita cristiana riguarda la fede. Cioè, io ci credo veramente alle verità di fede, questa sera stiamo meditando sul sangue di Gesù, e che esso è il prezzo del nostro riscatto. Questo, cioè, è insegnato da tutta la rivelazione pubblica, dalla Bibbia e autenticamente dalla Chiesa. Questo non c'è dubbio. Quando io consacro il calice, dico: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Cioè, se quel sangue non fosse stato versato, i nostri peccati non sarebbero stati rimessi e noi saremmo tutti condannati all'inferno senza nessuna possibilità di appello. Non c'è. Voi capite che se uno ci credesse veramente a questo, capite che dalla riflessione su questo se ne innesca un'altra montagna. La prima: ma che cosa brutta può essere e grave può essere quel peccato? Ma come quel peccato, quella bestemmia che mi ha uccido in un momento di rabbia, quell'atto impuro che ho commesso in un momento di debolezza, quella volta che non andavo ad andare a messa perché ero stanco, morto, e dico: ma che sarà mai? È una cosa così grave. Per toglierla, il Figlio di Dio fatto uomo ha dovuto fare una morte orrenda, versando fino all'ultima stilla di sangue. Ma davvero? Ma che sarà allora questa cosa? Che gli uomini
commettono con tanta leggerezza, ci stanno i grandi peccatori che passano la vita ad accumulare peccati mortali su peccati mortali in continuazione, peccano all'impazzata. Così grave che Gesù deve versare tutto quanto il sangue che ha per lavarmi, per togliermi. Quando noi a confessare, quando vediamo il sacerdote che alza la mano pronunciando la formula dell'assoluzione, noi dobbiamo pensare che è come se quel momento prendesse l'aspersorio, che è quello strumento che il sacerdote usa per appunto spulsare l'acqua santa. Ecco, dobbiamo pensare che ci avesse l'aspersorio in mano, lo mette dentro il costato di Gesù, lo intride di sangue, e quando dici io ti assolvo i tuoi peccati nel nome del Santo, Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, spruzza, ci asperge, siamo asperzi con il sangue di Cristo. Non è uno scherzo questo, non è un gioco, non è un modo di dire, è la verità. Domani festeggeremo qui la festa in diocesi, la festa di Santa Maria Goretti. Per me è sempre un po' strano dire che è la festa, perché a Latina, dove sono nato, è solennità, perché Santa Maria Goretti, oltre che la patrona di Latina, è anche la patrona dell'Agropontino, quindi domani è la massima festa liturgica, no? Qui non siamo nel territorio di Latina, siamo nella Forale di Sense, quindi nella diocesi di Latina, quindi qui è festa, non solennità. Ma Santa Maria Goretti ci credeva talmente tanto che per evitare di fare un peccato mortale, tra l'altro, come dire, subito come conseguenza di una violenza, ha sparso il suo del sangue, si è fatto ammazzare con 14 coltellate. Chi farebbe una cosa di questo genere oggi? Cioè, consapevole che se avesse ceduto si rendeva rea, responsabile del sangue di Cristo. Cioè, se io faccio un peccato mortale e non me ne pento, quando mi muoio la Santissima Trinità mi dirà: guarda che tu sei responsabile del sangue versato dal Figlio di Dio, tu gliel'hai tolto dalle vene. Cioè, capite? È così, non è uno scherzo. Un conto che noi ci apriamo al pentimento e alla misericordia, Gesù è ben felice di lavarci nel suo sangue perché l'ha fatto per questo. Un conto che l'uomo disprezza, cioè sputa sopra e continua a peccare all'impazzata, si presenta in questo modo davanti alla Santissima Trinità, è molto diverso. Quindi sono tante le riflessioni che innesta questa meditazione, questa contemplazione del sangue di Gesù. La Chiesa insegna che prendere la comunione sotto le due specie, quindi con, sentendo certamente il sapore, sentiamo il sapore della specie del vino, ma ricordiamo che per esempio San Filippo Neri, ci sono stati dei santi sacerdoti che hanno avuto il dono straordinario di sentire il sapore del sangue. Cioè, quando San Filippo Neri celebrava la messa, metteva un cartello fuori dalla porta, perché era molto ricercato, soprattutto come professore. Il padre sta celebrando. Io l'ho vista la stanza dove celebrava San Filippo Neri. Lui stava lì dentro almeno tra un'ora e mezza e due ore, celebrando da solo, senza prediche, senza cose. Perché quando faceva la comunione ci metteva almeno mezz'ora, tre quarti d'ora, perché per consumare il vino consacrato del calice ci metteva non si sa quanto tempo, perché lui sentiva il sapore del sangue di Cristo. Proprio il sapore del sangue, ovviamente, un sapore divino, un sapore bellissimo, un sapore mistico, insomma, no? Che gli dava gioia infinita, ma lui sentiva anche sensibilmente che dietro appunto quelle specie che al palato comune continua ad avere il sapore del vino, c'è realmente il sangue di Gesù. Non è uno scherzo. È ciò che ci ha lavato dai nostri peccati, e ogni volta che noi celebriamo la Santa Messa c'è uno spargimento di sangue, perché il pane e il vino vengono consacrati distinti e separati l'uno dall'altro, quindi lo sangue di Gesù si trova sull'altare in stato di separazione del suo corpo, come quando Gesù stava in croce, perché sull'altare si rinnova veramente il sacrificio della croce, cioè c'è sangue sparso per la nostra salvezza. Non è un gioco anche questo.
Voi capite quanto purtroppo oggi la coscienza media dei fedeli, cioè, non ha neanche la più pallida idea di queste cose, ma neanche la notte. Innanzitutto quindi bisogna conoscere queste cose, no? C'è bisogno attraverso la meditazione di riprenderne coscienza. Dopo, una volta che l'ho conosciuto, c'è il secondo passaggio, ma io ci credo veramente che le cose stanno realmente così, no? È chiaro che se io credo che veramente che un solo peccato grave è causa della morte cruenta di Gesù, ma io mi faccio ammazzare piuttosto che fare un peccato grave, come ha fatto Santa Maria Goretti, piuttosto che fare un peccato mortale, mi faccio ammazzare io, ma non lo faccio. Quindi capiamo perché è così importante approfondire e crescere nella fede. È perché sono le cose che crediamo profondamente che orientano poi il nostro agire. Ecco, dopo questa introduzione San Giovanni, bellissimo nell'Apocalisse, lo vedremo anche se di vuole giovedì prossimo, che sarà l'ultima adorazione prima della pausa estiva. Ci sono le lettere alle sette chiese dell'Asia Minore che sono bellissime. In questa prima, alla chiesa di Efeso, Gesù dice delle cose bellissime. Noi chiaramente possiamo e dobbiamo confrontarci, dice: guarda, io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, per cui non puoi sopportare i cattivi. I cattivi sono quello che ci portano lontani da Gesù, anche sotto apparenze buone. E noi certamente dobbiamo pregare per loro, noi certamente dobbiamo amarli nello spirito evangelico, ma non dobbiamo seguirli, non dobbiamo lasciarci ammaliare, non dobbiamo lasciarci persuadere dalla loro malizia. Dice: sei costante e molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Questo ci ricorda che la vita cristiana comporta necessariamente un peso, derivante in parte dalle croci che il nostro Signore ci chiede di portare, ma in parte anche dall'ostilità che oggi è fortemente rinnovata da parte delle persone che disprezzano la fede o che si burlano a volte addirittura del cristianesimo e che cominciano a deridere. Cioè, se una persona si viene a sapere che va a messa, o peggio ancora che si confessa, o peggio ancora che va a messa proprio spesso che la domenica, peggio ancora, dice Rosario, ehi, mamma, va all'adorazione, mamma mia, guarda, succede il finimondo, succede. Si va da quando abbiamo qualche sorrisino ironico di compassione, dice questo, si è proprio mangiato il cervello il gatto, poveraccio. Ecco, ha delle rimostranze, qualche volta qualche insulto, qualche umiliazione, qualche disprezzo. Queste cose dobbiamo aspettarcele come normali, è normalissimo che chi sta lontano reagisca in questo modo, no? Ecco, quindi questa è una bella chiesa, la chiesa di Efeso. Dice: però Gesù ha una cosa importante con cui viviamo da rimproverare. Hai abbandonato il tuo amore di un tempo. Quindi dà proprio l'idea di una comunità, come dire, forte, nel senso che decisa alla difesa di alcuni valori. Ecco, però quello che Gesù vuole anzitutto è un cuore, diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, bruciato dall'amore. E il sangue che Gesù ha versato è effuso per noi, è effuso per amore, solo quello. Cosa vuole in cambio Gesù? Gesù vuole il nostro amore. Non c'è stato un po' che non c'è persona. E che significa amare Gesù? L'amore è una cosa che si l'amore è una cosa che si insegna. Quando due persone sono innamorate non c'è bisogno che qualcuno gli insegni l'amore. Non lo sa come ci si dimostra l'affetto, come ci si ama. Ecco, Gesù vuole dei cuori che riconoscano che proprio nel suo amore e che lo ricambiano in amore, perché tutta la vita cristiana non è altro che questo, anzitutto.
accogliere l'amore di Gesù, viverlo e ricambiarlo a lui e al prossimo. Questo viene prima di ogni altra cosa. E se questo c'è, tutte le altre cose ci stanno. Se questo non c'è, ecco, si può a volte, come dire, cadere in un cristianesimo, diciamo così, della legge, no? Dell'osservanza, cioè io sono religio, sono fedelissimo, però non si percepisce quel clima, quell'ambiente divino, che è l'ambiente dell'amore, che è quello primo che maggiormente gradisce e desidera Gesù, e secondo quello che più attrae le persone e su cui dobbiamo sempre fare attenzione, perché chi non ama veramente resiste per un po', come dire, sulla base di convinzioni, fortezza, valori, senso del dovere, eccetera, ma c'è il pericolo che presto tardi crolli e comunque si priva di quell'aspetto fondamentale della vita cristiana, che è il conoscere, riconoscere e l'accogliere l'amore di Gesù, ricambiarlo con tutto noi stessi, con un amore preferenziale rispetto ad ogni altra cosa, e viverlo, perché con lo stesso amore che riceviamo da lui, lui vuole che lo doniamo ai nostri fratelli. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo, benissimo,